Antonio Isabella, presidente della Proloco di Campora San Giovanni. Continuano gli eventi estivi, siamo qua nella tua città per la sagra della cucina contadina, ricette dimenticate. Sì, buonasera a voi. Questa è, diciamo, l'ultima sagra per quanto riguarda la Proloco. Quest'anno noi abbiamo fatto il 13 la cipolla, il Festival della Cipolla Rossa. Questa sera facciamo la cucina contadina, ricette dimenticate, che è un altro fiore all'occhiello della Proloco di Campora, giunta ormai alla nona edizione. Quindi anche questa è una sagra ben consolidata qui a Campora. Puoi tranquillamente, poi farai vedere sicuramente, la piazza è piena come di consuetudine, quindi anche questa sera la Proloco è riuscita a fare il botto, come si suol dire, insomma. Noi siamo qua per questo, ci ringraziamo tutti quelli che ci danno questa fiducia, ringraziamo i nostri sponsor che ci permettono di fare queste manifestazioni, ringraziamo voi che venite a riprenderle e che quindi date la possibilità di farle vedere in tutta, a tutti i telespettatori, a tutti coloro che vogliono venire a Campora il prossimo anno a essere con noi e a partecipare alle nostre manifestazioni. Una primavera e un'estate ricche di appuntamenti che hanno fatto il pienone quindi qua a Campora San Giovanni. Diamo un'occhiata allora al nostro programma, quello che abbiamo fatto quest'anno, a quello che la Proloco di Campora è riuscita a fare fino ad oggi, con tutti questi ragazzi che hai inquadrato prima, ragazzi e meno ragazzi. Noi siamo partiti, partiamo dall'inizio, siamo partiti con il periodo di Natale, con l'Epifania, tanto per dire, partiamo proprio dall'inizio. Abbiamo fatto la festa per i ragazzini, per i bimbi e l'Epifania, poi abbiamo fatto anche Pasqua, la caccia all'uovo, e poi abbiamo fatto il nostro primo evento grosso, che è stato la Fiera dei Primavera. L'abbiamo fatto sulla zona PIP nel mese di maggio, anche lì nonostante le condizioni avverse del tempo, perché poi è stato sabato e domenica, sabato ha piovuto, domenica invece è stata una bella giornata, abbiamo avuto anche lì un bellissimo riscontro. È una manifestazione da ripetere, una manifestazione che miriamo l'anno prossimo a farla diventare una delle nostre punte di diamante, e questa è la Fiera di Primavera. Abbiamo fatto anche, cercando di coinvolgere tutto il territorio, abbiamo fatto anche una manifestazione sul lungomare, la Red Night, anche lì è uscita una bella manifestazione. E poi abbiamo fatto una grossissima manifestazione, anche questa è una prima edizione qui a Piazza San Francesco, che è stata la Festa dei Popoli. Praticamente Campora è un paese multietnico, abbiamo gente di svariate nazionalità. Abbiamo fatto in collaborazione con l'Hauser Diamantea, abbiamo fatto una bellissima manifestazione, abbiamo avuto i popoli di 14-15 paesi del mondo che ci hanno proposto le loro usanze, i loro cibi, le loro tradizioni su questa piazza, i loro canti, i loro balli. Insomma, è stata una cosa bellissima qui a Piazza San Francesco, qui a Campora. E poi ci sono state le due manifestazioni grossissime. Il Festival della Cipolla Rossa il 13 di agosto, che è l'unica manifestazione, l'unica sagra di qualità per quanto riguarda la Regione Calabria ad oggi, è la prima sagra di qualità, come dico io, perché poi, come ripeto spesso, ci auguriamo che l'anno prossimo ci siano altre sagre di qualità, altre manifestazioni, perché la Calabria è bella, c'ha un sacco di cose belle da far vedere, altre manifestazioni dove possono raggiungere questo traguardo di sagra di qualità. E quella è il 13 di agosto, è giunta alla decima edizione il Festival della Cipolla Rossa di Calabria. E oggi siamo qua con la cucina contadina, ricette dimenticate, anche questa è giunta alla nona edizione. E chiudiamo, questa è un'altra bellissima manifestazione dove potete assaggiare i cibi di una volta, quelli che facevano le nostre nonne, cibi che non trovi più ormai sulla tavola normalmente, ma è una manifestazione che richiama anche qui in Piazza San Francesco un sacco di persone. Domani chiudiamo il periodo estivo con una manifestazione leggera, è un quizzone dove regaliamo una vacanza di 7 giorni a 4 persone che
risponderanno a delle domande che farà il conduttore qui sulla piazza. Quindi domani avremo la chiusura dell'estate. Quest'estate che ha fatto la Proloco di Campora qui a Campora, ricordiamo che Campora è una frazione del comune di Amantea, per quanto riguarda le manifestazioni noi dobbiamo dire grazie soltanto ai nostri sponsor e alle persone che vedi su questa piazza, che ci danno la possibilità di recimolare quello che ci serve per poi poterle fare queste manifestazioni. Quindi grazie a tutti, iniziando dalla Conad che è lo sponsor principale, che c'è stata con noi ormai da 10 anni, quindi è uno sponsor fisso, a tutti gli altri, passando dal Petit, passando da Turco, passando dal insomma da un sacco di persone che ci vogliono bene e che quindi sono con noi. È un grazie però fondamentale, un grazie più importante, dobbiamo dirlo, dobbiamo darlo e dirlo a questi signori che tu vedrai nel nostro stand, signori che sono qui a fare queste manifestazioni completamente gratuito. Ricordiamo che la Proloco, i soci della Proloco sono dei volontari a tutti gli effetti, non percepiscono niente, vengono qui solo per il bene, perché vogliono bene al proprio paese. Questo è fondamentale, quindi grazie a loro se riusciamo a fare queste manifestazioni. E poi Anto, vorrei dirti una, vorrei fare un grazie particolare a chi si occupa di queste cose, che è mia moglie, che praticamente è lei che si occupa di tutto quello che c'è da preparare, tutto quello che si riguarda la cucina, è lei che in prima persona mette sul banco tutto quello che le persone possono gustare, possono mangiare, quindi possono andare a essere, ci fa fare le manifestazioni. Ecco, quindi un grazie volevo dirlo, perché io di solito non la nomino mai, ma è lei il motore di queste manifestazioni, è lei che fa fare queste cose, insomma. Grazie a tutti, grazie a lei, ma grazie a tutti i soci della Proloco e a voi che ci siete qua questa sera o che vedendo queste interviste, ascoltando queste cose, sarete qui con noi l'anno prossimo. Grazie a tutti.